Vabbè, questa è spaziale. Economico? No, perché ho speso 6,10 €, ma più che altro ci avevo 6 euro spicci o 20 euro. Gli ho dovuto dare 20 euro per farmi riempire dei spicci. Cazzo, arrotondate ogni volta per difetto, quando so 5-10 centesimi. Non, cioè, no, volete 6 euro e 9 centesimi, mi devi dare 9 centesimi. Incredibile. Comunque, quella vale il viaggio. Focaccia con pomodorini, olive, veramente top. Per il resto poi ho preso 3 pizzette rosse e un cornetto. Quindi cornetto a 1,20 €, mi devi far mangiare un bel cornetto. Pizzette ne ho prese proprio 3 di numero, più che altro magari per assaggiarle, perché non è lo stile che mi piace a me. Io non capisco perché adesso, negli ultimi anni, siamo ossessionati da questo tipo di pizzetta alta e morbida, piuttosto che da pizzetta rossa bassa e scrocchiare alla romana, ben cotta, con tanto pomodoro sopra, e questo non è tanto pomodoro. È giusto che è cotta questa, ma questa non vale minimamente la focaccia di prima. Però c'è un buon pomodoro sopra, però è poco. Che cazzo, il cornetto chiaramente non è di laboratorio, che vedete, una parte è più lungo, da una parte è più corto, però erano veramente tutti uguali. Cioè, secondo me li preparano tutti e boh, li precuociono per poi averceli sempre a disposizione. Chissà, è un bel cornetto leggero con una bella alveolatura e pasta dentro. C'ha una bellissima friabilità, è ben cotto. È un buon cornetto. Nulla da dire. Siamo a Garbatella, come potete vedere dal palazzo della Regione Lazio alle mie spalle, per questa puntatissima di Forni Criminali Garbatella. Cominciamo subito bene, perché questo è un forno sicuramente da 8,5 pieno, che però io voglio levare a quel mezzo vuoto, perché la cassa sicuramente si può essere più sorridenti e più flessibili. Adesso vi faccio vedere il forno, che si prende appunto audio un 8 pieno. Il forno è questo, si chiama Marè, panificio artigianale, e si trova in via Anna Maria Taigi numero 6. Detto questo, ragazzi, continuate ad iscrivervi sul canale comunque, perché siete voi che mi date la forza, tra virgolette, il potere per continuare a fare quello che faccio, e più potere ho e più mi permettete di continuare a fare quello che faccio e fatto bene. Continuate anche con le segnalazioni, però ricordatevi, ragazzi, di non farmele su Instagram, ma ricordatevi di farle nei commenti su YouTube sotto ad ogni video, riguardanti ovviamente poi quel format, perché lì mi rimangono, quindi quando decido di annotarli e di organizzarli ce li ho tutti lì. Su Instagram ormai è impossibile fare una cosa del genere, ma soprattutto i vostri DM li leggo da telefono e quindi poi la segnalazione semplicemente si perde. DM che però leggo, leggo tutti quanti, anche chi mi scrive lamentandosi un po' per quanto riguarda proprio i forni, di persone che lavorano in forni che non ho considerato sufficienti, dicendomi appunto nei messaggi che quel giorno erano in merda. In merda appunto significa in cucina, ovvero essere in difficoltà
perché quel giorno il personale era di meno o per altri motivi, e di non essere superficiale nei miei commenti. Ragazzi, a me dispiace tanto e ve lo dico col cuore in mano, però purtroppo questo è pure un format che funziona da cliente. Io sono un cliente, entro, quel giorno prendo quello che c'è e giudico in base a quello che è. Fossi stato un cliente normalissimo, come infatti poi io mi pongo nei video, quel giorno, io non so neanche di che forno si tratti perché non mi è stato detto ovviamente, quel giorno io ho preso la sola, che poi voi stavate in merda, alla fine mi dispiace, però manca un problema mio o del cliente che si viene a pià la roba. Può capitare, certo che su 365 giorni io proprio quel giorno c'è sta, il giorno sbagliato c'è sta, certo che ammazza, su 365 giorni siamo proprio stati sfigati che quel giorno stavate in merda. Di non essere superficiale nelle cose che dico, raga, è un video YouTube, cioè, anzi, già sulla pizza e con Massimiliano e in altri ambiti siamo fin troppo tecnici. Dopodiché il format non implica il tecnicismo, implica il discorso è buono, non è buono, si può fare, non si può fare, ma isolato, non mai isolato, da appunto da clienti. Quindi il superficiale io lo accetto come messaggi e come lamentele, li accetto perché soprattutto se educati a un confronto, come voi accettate infatti le mie critiche. Però regà, cioè funziona così, non so che dirvi. E allora via, altra segnalazione, proprio sotto al Palazzo della Regione Lazio, questa volta siamo a Piazza Federico da Pordenone numero 4 e il forno si chiama La Fornarina. Beh, no, nel senso che il prezzo non ci siamo, qua ho speso già 7 euro ma ho preso 4 pizzette sfoglia, 4 ventaglietti e 2 ciabattine. 7 euro forse mi sembra un po' eccessivo per quello che mi hanno dato, andiamo a vedere se però è roba buona, perché te ne do anche 10 di euro se è roba buona. Non c'era molta vastità di pizzette, pizza, focacce, pani, forse quasi più sul dolce, e qualcosa a me sinceramente sembrava di laboratorio. Li ho graziati perché c'erano i ventagli grossi bruciati, ve lo giuro, ve lo assicuro, il ventaglio grosso era bruciato e l'ho graziati, perché anzi infatti l'avrei preso, l'avrei fatto vedere, sarebbe stato proprio capo tecnico. La pizzetta, boh, a quest'ora di mattina sto sugo un po' così rattrappito, un modo di far trovare. La sfoglia è a sfoglia, ma non è una sfoglia ben cotta. Lateralmente io la vedo un po' anemica. Ed è anonima, infatti, pure mezza sciapa. E anche mezza cruda. Non so se si vede, però c'è un po' di crudetto, cazzo, no? No, io dico i soldi, ma mi devi far mangiare bene. Andiamo ai dolci. 4 ventaglietti ho preso, ben cotti da una parte, col cazzo dall'altra. Noi la parte bassa del ventaglietto dove è cotto è duretto, nell'altra è mollo ed è freddo. Questo è di frigo. Perché è di frigo, sì? Questa è una caduta di stile. Sto a sentire le labbra, è freddo. Che poi è anche buono, eh? Infatti, questo non implica sul giudizio di come è fatto questo ventaglietto, che è fatto bene. Però nella cottura, raga, da una parte è cotto, dall'altra è crudo, crudo. La ciabatta, questo dolce tipico romano di sfoglia riempita con o crema o cioccolato o marmellata molte volte. Questa è piccola, è la ciabattina. A Roma stanno i forni che fanno certe streppe così. È fredda anche questa, ma fredda fredda. Questa viene dal frigo, non dal forno.
Il forno questa l'ha visto 2 giorni fa. Questa mattina viene dal frigo. E infatti è duretta, ma infatti la crema è solida. E è un peccato, perché è molto buona sia la ciabattina che la crema dentro, anche se c'è troppo limone. Troppo limone, raga. Buona la crema, troppo limone. Sto mangiando limone. Quella al cioccolato è fredda, ma fredda fredda, raga, va a fare sentire. Ma io sono entrato dentro un forno, mica dentro al macellaio. Ah, questa non è col cioccolato. Quindi allora al servizio pure, se io mi sono sbagliato io. Pensavo fosse al cioccolato, l'avevo vista scura fuori, quindi c'era la crema, mi ha detto me ne dai una crema con al cioccolato. Mi avresti dovuto dire, guarda, quelle non sono al cioccolato, quella c'è la marmellata dentro. Così si lavora, no? A casa mia. Mi dai una la crema con al cioccolato? Guarda, al cioccolato, non, quella non è al cioccolato, quella c'è la marmellata. Ah, ok. Questa è marmellata. Non va bene, no. È anche buona, però sta cosa pure del servizio non l'accetto. Roba fredda, pizzette, niente che. Prezzo alto, 5, bello mio. Ma quello che mi fa specie è che ci passa anche gente che dice che è buono, ma queste cose qua voi non le calcolate. Spirito critico. Basta mangiarsi i supplì tanto per mangiarli. Dovete mangiare e capire un supplì buono da uno de merda. Altrimenti uno non ci pensa, non ci fa caso, mangia tanto per sostentamento, si pia un supplì e questi continuano a darci i supplì del laboratorio de merda. Stessa cosa per i forni. Io adesso ho cagato il cazzo, perché io ovviamente sto qua per cagare il cazzo. Quindi ci sono delle cacature di cazzo mie. Però non ti posso dare la sufficienza. Soprattutto perché quella non è al cioccolato, quella è la marmellata. Perché io vado a casa, la apro, convinto di mangiare una ciabattina al cioccolato e trovo la marmellata, permetti che rosico. Dai, no. Ultima segnalazione di oggi. Pane garbato, circonvallazione Ostiense 158. C'è anche la fila. E questo mi fa ben sperare. Bello, sempre in mezzo alla strada che mi guardano come se fossi matto. Non so matto, eh. Oh, questo è un forno. Ma già si vedete, regata, la fila di fuori. Ma di che stiamo a parlare? Servizio perfetto, simpatici, cordiali, buongiorno, buonasera. Servito al volo, nonostante la gente. 6,39 euro, 6,40 euro per doppio di roba. 6 pizzette più grosse di cui tutte quelle che mi piacciono a me, e 2 che patate, 2 rosse, 2 col olive, il peperoncino, alta roba sopra, un pezzo di pizza rossa di quella del forno e il cornetto col cioccolato, 6,39 euro. De che cazzo stiamo a parlare? No, perché già mi immagino qualcuno che a metà video si è fermato su quello, ma vuoi la roba buona, la devi pagare, quella non era buona per quel prezzo poi. E lo vedete che si può avere tanta roba super buona a prezzi minori. Dai, su, 6,39 euro. Andiamo a vedere, andiamo a vedere. Pizza rossa di quella, proprio classica del forno, sottile a cracker, ben cotta. Vai, rifatevi l'occhio e speriamo di rifarci pure della bocca. Ma tanto la roba bella, se iniziate a mangiare con spirito critico e a mangiare in più posti e a farvi un'idea più ampia della cosa, la vedete subito, si vede. Poi magari in bocca un po' pesciata, salata, però se è buona si vede subito. Questo già prima che comincio, vedo il voto prima, 9. Tu pensa a questa appena fatta, te si rigirano gli occhi. Di che stiamo a parlare? No. Dai, tu. Fatti bravi, va. Non riesco a smettere di mangiarla. Vogliamo andare su quello che mi ha stupito? Lo faccio vedere subito.
la pizzetta, rossa, bassa e scrocchiarella, e ben cotta come ci piace a noi. Anzi, pane carbato, non lo so se tu vedrai questo video, però se qua ci mettevi un po' più di pomodoro era da 9,5 sta pizzetta rossa. Mamma mia. Mamma mia. Beh, non è finito. Becca questi spicci, va. La pizzetta da forno con le patate. È ottima anche questa. Mi è finita. Beh, roba ho preso. Ho preso due, le pizzette. Questa me la porto a casa. Questa non è una pizzetta scrocchiarella, è una pizzetta di quelle alte e morbide. Con condimento cotta sapientemente. Sapientemente. È un piacere. Si vede la roba buona, no? Dolce, mica è finita. 6,39 euro. Cornetto al cioccolato. È buono anche questo, non a livello del salato, ma è buono anche questo. Per voto lo sapevamo già, non gli do 9 più solo perché non lo posso mettere a paragone con il forno albanese per un discorso di varietà di cose, che albanese c'ha un bancone di 25 metri, parte da un quartiere e finisce all'altro, perché altrimenti gli avrei dato 9 più. Pane carbato a circonvallazione Ostiense, 9 pieno. Tutta sta roba sempre a dimostrazione di quando la roba è buona e quando è meno buona. Detto questo, basta. De che stiamo a parlare? De che stiamo a frignare? Ancora chiacchiere su chiacchiere, mica siamo food blogger. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!